Tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Mi sento un po' strana nel girare il video perché è un bel po' che non giro video. Vabbè, volevo farvi un video haul e quindi mi sono data una sistemata, così tanto perché sono in tenuta da casa. Questo è il poncho o maglioncione che ho preso da Primark e quindi ovviamente vi faccio un altro video haul per quanto riguarda Primark. Non sono stata io ad andare da Primark, ma ho sguinzagliato i miei seguaci per andare a prendere qualche cosa che mi interessava tantissimo, specialmente perché volevo modificare la mia postazione make-up e quindi avevo deciso di comprare determinati accessori che mi aiutavano nella sistemazione perché è un po' confusa, nel senso ho dei prodotti là, ho dei prodotti qua, ho dei prodotti nella mia destra, quindi ero molto confusa e certe volte non sapevo nemmeno io dove avevo posizionato vari oggetti. Ovviamente vi faccio vedere il sacchetto, vediamo se riesco, di Primark. Questo è il primo, ovviamente ce n'è più di uno, ma iniziamo nel farvi vedere cosa ho acquistato. Di tutto quello che vi faccio vedere, mangio anche capelle, vabbè. Di tutto quello che vi faccio vedere, ovviamente l'ho presi doppi, quindi 2, 2, 2, 2, 2. Per prima cosa vi faccio vedere questi, vedete, ho preso sempre due, al prezzo di 2,50 euro, vedete questo, ed è un porta cotton fioc. Questo lo apriamo, così vi faccio vedere com'è. E questo qui uno l'ho preso per qui la postazione e l'altro invece l'ho preso per metterlo in bagno sotto perché mi serve. Perché mi serve? I cotton fioc che servono. E questo è il prodotto, vedete, in plexiglass, è abbastanza resistente. E ovviamente inserite i cotton fioc e qui usciranno i cotton fioc, vi viene anche meglio diciamo prenderli, e quindi ne ho volute prendere due, come vi ho detto, uno per qui, uno per là sotto. Poi tolgo gli adesivi. Comunque il prezzo è di 2,50 euro e devo dire che il prezzo è buono in base alla plastica, mi piace veramente. L'altra cosa che ho preso è questo, si vede anche da qua benissimo, al prezzo di 6 euro. 6 euro ed è il porta palette. Io lo metterò qui per appoggiare le palette. Io devo dirvi che la plastica plexiglass, come la volete chiamare, devo dire che è simile a quella di Muji che avevo comprato un paio di anni fa. È la stessa, il prezzo cambia perché ovviamente Primark i prezzi sono bassissimi, ma devo dirvi che la plastica è uguale. Vi faccio vedere, aspettate che la tolgo perché visto che faccio il video è inutile tenerla così. Vedete, qui ha i spazietti e così posso inserire le mie palettine. Non so quante ce ne entreranno in ognuna, forse due, vediamo, facciamo la prova. Insomma, con le scatole viene anche male. Comunque poi posizionerò il tutto e vi farò il video. Ditemi se volete il video della mia postazione make-up, così ve lo faccio, tanto ho tantissimo tempo. E quindi questo è molto carino, ovviamente li devo pulire perché c'è la polvere e tutto, però mi piace anche questo. Poi andiamo avanti. Di questo ne ho preso uno. Sì, aspettate che vi faccio vedere che l'altro è qua. Vedete? L'altro uguale a quello di prima è qua. Questo che invece vi faccio vedere, ne ho preso uno, se non mi sbaglio. Comunque, ne ho preso uno al prezzo di 3,50 euro. Spero che si veda, 3,50 euro. Ed è un porta. È tanto che non giro video. Questo è un portapenne e ovviamente io metterò le matite. Perché dico questo?
perché adesso vi faccio vedere. Eccola qua. Quando utilizzo le matite, ovviamente sono più piccole, in base a dove io li metto, che è sempre un prodotto preso da Muji. Vedete, questo è il mio matite. Vedete, la matita è quanto il mio portamatite. Invece io inserisco le matite, quelle più piccole, negli appositi proprio più piccoli. Capite? Automaticamente la matita da qua passa qua e da qua passa qua e significa che è finita. Quindi ho preso questo ed è fatto bene, credo che ne prenderò un altro, nel senso manderò qualcuno a prendermene un altro. Il prezzo è 3,50 euro, come vi ho fatto vedere, e devo dire che questo è quello di Muji e la plastica è buona, è veramente buona. Cosa c'è scritto? Portapennelli, vabbè. Ognuno ovviamente mette quello che vuole nei contenitori, non è che dice quello che una dice si deve fare. Poi, altri contenitori di questi ne ho presi di più, ve li faccio anche vedere che ne ho presi di più, ne ho presi 4 perché ho intenzione di, sarebbero questi contenitori, questo così, e ne ho presi 3. E 1,4. Perché ne ho presi 4? Perché ho intenzione di sistemare la mia disposizione per quanto riguarda le mini taglie, perché faccio la collezione delle mini taglie, però alcuni li utilizzo pure. E quindi volevo proprio questo, diciamo, apposito contenitore da mettere proprio le mini taglie in esposizione. E li metterò qua sopra, poi verifico dove posizionare tutto perché così si vedono sia quelli davanti che quelli dietro. E mi piace come espositore e tutto, mi piace veramente tanto. E questo l'ho pagato 4 euro perché poco fa non ve l'ho fatto vedere. Questo l'ho pagato 4 euro. Di norma è un portasmalti, però voi lo potete adibire a tutto quello che volete, ovvio. Poi andiamo alle ultime due cose per quanto riguarda, sì, alle ultime due cose per quanto riguarda il primo sacchetto, e sono questi. Sono uguali, quindi ve ne faccio vedere uno. Ed è, come vi ho detto poco fa, una cassettiera piccolina, al prezzo di 12 euro. Ve lo faccio vedere così. 12 euro. Ed è con i cassetti. Questa devo dire che mi sembra anche molto più resistente di quella che posseggo di Muji e mi piace anche esteticamente. Io ho preso solo questa perché forse quando ci è andata, perché una volta ci ho mandato il mio migliore amico, un'altra volta ci ho mandato mio figlio con la fidanzata, quindi perché? Perché io non riesco a stare nei posti chiusi. La confusione da Primark è una cosa pazzesca. Non ce la faccio, è più forte di me. Comunque, gli altri avevano svariati cassetti, erano diversi nelle foto perché c'è anche l'immagine, se non mi sbaglio. Sì, qui c'è l'immagine di quello che voi potete trovare, così li potete anche mettere uno sopra l'altro. E io ho preso questo qui perché volevo vedere com'era la grandezza, perché spesso mi capita di avere prodotti in crema abbastanza grandi e quindi da metterli qui dentro. E devo dire che mi piace, i cassetti sono abbastanza profondi, devo dire che sono ottimi come plastica, veramente sono fantastici. Io ve li consiglio veramente. Adesso poso tutto questo e prendo gli altri sacchetti. Allora, poi cosa ho preso? Ho preso il porta rossetti, che lo potete mettere sia in orizzontale che in verticale. Inserite i rossetti e a me piace tantissimo. Ovviamente anche di questo ne ho presi due perché ho intenzione di metterlo in questa maniera, che mi piace tantissimo. Ve lo faccio vedere, il prezzo è 4 euro e come vi ho detto poco fa, la plastica è resistente. Resistente. La plastica è resistente. Dice, le hai buttate a terra? No.
C'ho già paura. Comunque, e questo è il porta rossetto. Ovviamente c'è chi lo tiene così all'impiedi, perché di norma è così, ma lo potete mettere in varie modalità. Vabbè, questo ad esempio è piccolo come rossetto. Vediamo questo. Sì, vedete? Entra benissimo, lo spazio c'è, quindi lo potete anche prendere tranquillamente. A me piace, io ho quello di un ragazzo che li faceva proprio questi portarossetti ed è in plexiglass, però con il bordo nero, che io gli ho fatto mettere la sigla MAC, perché lì gli ho messo tutti i miei rossetti della MAC, che sono i miei preferiti, e quindi glieli ho fatti mettere tutti là. Li ho messi tutti là. Questo è un portarossetti molto molto carino, potete mettere credo anche le tinte labbra. Se volete sapere il rossetto che indosso è questo, non so che marca sia, è quello che ho preso tramite Veronica. Vi lascerò il link di Instagram e di TikTok, così li potete acquistare. E la palettina che ho utilizzato, se mi ricordo dove l'ho messa, se l'ho messa qua dentro, sì. La palettina che cioè il make up che mi vedete è sempre per quanto riguarda Veronica, perché ho utilizzato la sua palettina, quella che ho acquistato sempre da lei. Si vede che non faccio video da un bel po'. Comunque mi piace molto questo spazio, devo dire che poi vedrò anche come utilizzarli, però mi piaceva tantissimo metterlo uno sopra l'altro, cioè di fare quella composizione un po' particolare. Comunque mi piace. Poi l'ultimo prodotto che vi faccio vedere, lo tengo qua, è questo qui, ed è questo, questo ovviamente è sempre Primark, il video è sempre tutto da Primark, ma ne ho presi due perché volevo fare proprio il portapennelli, portapennelli quelli da esposizione. Io ne ho un bel po'. Questo è adibito per le penne, per le matite, però a me interessava tantissimo il fatto che posso mettere i pennelli. Comunque trovo sia la matita che il block notice. Siccome è fatto di ceramica e siccome è fatto nero come la maggior parte dei mobili che ho qua dentro, l'ho voluto prendere. Ed è questo, anche se era tutto scuro l'avrei preso, mi piace tantissimo. E qui ho intenzione di mettere i pennelli, così, mi piace tantissimo. Io lo voglio utilizzare qui sopra la scrivania, così ho alcuni pennelli a portata di mano. E mi piace tanto tanto tanto, veramente molto molto bello, mi piace. Gli ultimi tre prodotti che vi faccio vedere sono, li ho acquistati in un negozio. Allora, di questi prodotti vi scriverò il posto dove li ho presi e il posto dove li ho presi. Ho preso questo contenitore che è uguale a quello che vi ho fatto vedere, dove ci sono le mie matite, labbra. Ne ho preso un altro, non è lo stesso materiale, questo è leggermente più leggero, però mi sembrava uguale, quindi l'ho voluto prendere, ed è questo qui. Vi metterò poi il prezzo, perché lo scontrino è dentro il sacchetto e ci sono altre cose, quindi pagiamo. E poi ho preso questo qui che con il coperchio, e qui ho intenzione di mettere le beauty blender, perché ce l'ho sparse e volevo un contenitore con il coperchio per mettere le beauty blender, oppure per inserire altre cose, perché poi, diciamoci la verità, qua dentro altre cose le troviamo benissimo, quindi ho preso questo. Come ultima cosa, ho preso questo spray che è molto molto carino, vedete c'è anche la faccina ed è molto molto carino, e questo l'ho preso perché voglio mettere il tonico, per mettere il tonico, perché spesso mi capita di vedere video dove non si deve mettere il tonico nella mano e poi no, lo dovete spruzzare. Comunque io l'ho comprato per mettere qualche cosa li troverò di utilizzo, ma io a prescindere lo volevo utilizzare per il tonico, poi in caso vi farò sapere strada facendo. Per i prezzi di questi tre ovviamente ve lo metto giù nell'info box, e invece questo qui di Topolina è costato 8 euro. Comunque queste sono cose che trovate sempre, infatti la prima volta quando ci sono stata io non ho trovato niente, ho
trovato soltanto due cavolate, quelle del video scorso. Invece questa volta che ci è andata mia comare c'era il ben di Dio. Infatti la commessa stessa gli ha detto di andare di mattina, perché di mattina hai più probabilità di perché di mattina hai più probabilità di avere più cose, perché arrivata al pomeriggio già c'è una razzia di tutto e quindi non si può acquistare niente. Niente, per quanto riguarda questo video di Primark, per quanto riguardano gli accessori per la sistemazione del make-up, è tutto. E ovviamente vi faccio una seconda parte dove ho comprato altre cianfrusaglie, sempre da Primark. E vi metterò il video a parte dopo di questo, perché poi se i video sono lunghi voi non li guardate, quindi mi dispiace tanto. Io spero che vi abbia fatto piacere avermi visto in un video. Che dirvi? Un grosso bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!